Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Indifferenti. Potete ascoltarci, come ben sapete, sul nostro sito www.radiobaiano.it oppure potete cliccare play sulla diretta che abbiamo appena pubblicato sulla nostra pagina Facebook. Come ogni martedì, torniamo in diretta da questo studio, alla regia c'è Carlo e insieme a me c'è un altro cantautore, Saverio D'Andrea. Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie mille di avermi qui, sono veramente contento, a parte il freddo, no? Finalmente ce l'abbiamo fatta, infatti. Ci abbiamo messo un po' di tempo, abbiamo preso varie appuntamenti, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo passati da Halloween ai morti, dai morti a Natale, da Natale alla Befana, siamo arrivati a Pasqua. Siamo arrivati a Pasqua, primavera Pasqua. Infatti. Vabbè dai, meglio tardi che mai. Meglio tardi che Vabbè. Mai. Allora... Parlaci un po' del tuo percorso cantautorale, da come è iniziato a come poi si è evoluto nel corso del tempo. Oddio, le cose da dire sono veramente tante. Io ho iniziato che ero proprio piccolo, avevo 5 anni che ho iniziato a suonare il violino, per cui ero proprio piccolissimo. Poi ho imparato un po' studiando con vari insegnanti la chitarra, il pianoforte, quindi diciamo non ho mai lasciato la musica. Però c'è da dire che da subito ho iniziato a scrivere, cioè la cosa che mi ha sempre attirato tantissimo è stata proprio la scrittura, da presto, nel senso che mi ricordo già anche che ero bambino che scrivevo anche per scherzo delle filastrocche, delle canzoncine, era proprio anche il mio modo per esternare quello che pensavo, no? Avevo una grandissima immaginazione, ero un bambino particolarmente creativo, immaginativo, cioè avevo una grande immaginazione, mi piaceva anche passare molto tempo da solo a scrivere e quindi da subito diciamo ho pensato di associare la scrittura alla musica, per questo poi ho avuto il bisogno di iniziare a studiare uno strumento che mi potesse accompagnare come la chitarra e poi il pianoforte, no? Quindi passando dal violino a questi altri strumenti. E poi non so perché la vivevo un po' come una sorta di segreto, cioè era una cosa strana perché anche i miei familiari comunque non era una cosa di cui io parlavo in maniera facile, no? Cioè c'è stato un momento proprio di coming out a un certo punto. sì, perché avevo quasi vergogna, è strano dirlo, però avevo quasi vergogna di dire no, ma io scrivo canzoni, insomma mi piace farlo. Era un bambino, cioè nel mio essere chissà perché, non lo saprei neanche spiegare bene, però ero contentissimo, è come se volevo mantenere questo piccolo segreto per me. Per te. e una volta uscito allo scoperto? Poi è successo un casino, perché nessuno se l'aspettava, in famiglia, a casa e quindi sì, poi appena venne fuori questa cosa capitò tantissime volte, insomma, di serate in famiglia con sta chitarra a far ascoltare le mie canzoni, ovviamente molto molto acerbe, perché ti sto parlando delle scuole medie, per cui cioè tipo terza media avevo 13 anni, 14 anni e poi non ho mai smesso. Ho sempre continuato a scrivere, mi sono sempre interessato tanto alla scrittura e ho proprio approfondito la musica dal punto di vista proprio quasi dello studio, cioè nel senso mi è sempre piaciuto andarmi ad ascoltare gli artisti che seguivo con l'atteggiamento proprio di uno che studia, no? Anche ovviamente i cantautori del passato e quindi anche non solo la musica del mio presente, dei vari presenti che abbiamo attraversato, ma anche quelle del passato. E quindi da quel momento in poi non ho mai smesso. Poi ho scritto in tantissime occasioni diverse, ho scritto per spettacoli teatrali, per musical, per mostre d'arte, anche per un piccolo talent show, cioè ho scritto anche per cose molto diverse, una cosa proprio che mi diverte fare. E anche ho scritto di cose diversissime, anche le storie che sono nelle mie canzoni, se ripenso a tutte le cose che ho scritto, effettivamente sono molto molto diverse tra loro, anche in lingue diverse, poi ho studiato lingue, per cui sono divertito tanto anche a scrivere in inglese, in spagnolo, anzi forse si può dire che l'inglese è stato uno dei punti di partenza, perché la fase adolescenziale, no?
i primi anni del liceo ascoltavo tantissima musica inglese, e quindi mi veniva proprio tanto tanto voglia, cioè nella mia testa la musica ormai funzionava soltanto in inglese, per cui scrivevo in quella lingua lì. Poi E chissà, invece adesso, adesso invece ormai da tanti anni sono quindi passato alla diciamo che lingua italiana. Adesso la lingua che prediligi per scrivere canzoni è l'italiano. sì, ma guarda, è successa una cosa strana, perché a un certo punto mi è successa una cosa molto brutta, insomma, attraversa un periodo molto brutto, per cui buttavo nelle canzoni tutto quello che stavo vivendo. E insomma, io scrivevo in inglese, ormai ti ho detto, mi ero praticamente stabilizzato in quella lingua, e ti sto parlando più o meno dei 17-18 anni. E a un certo punto dissi, faccio una prova, cioè cerco, la devo smettere di scrivere di questa cosa perché mi fa soltanto male, no? Cioè, nel senso, io pensavo di. Era un modo per esorcizzare quello che stavo vivendo. Però a un certo punto dissi, facciamo un tentativo, facciamo un esercizio, cioè proviamo da punto in bianco a iniziare ad abbandonare questa lingua e a smettere di scrivere di questa cosa, provando a farlo. E questa cosa cioè, ha funzionato, perché poi da quel momento in poi ho abbandonato l'inglese e ho iniziato a scrivere in italiano e finalmente sono riuscito con grande difficoltà a smettere, no, di parlare sempre della stessa cosa nelle canzoni, perché era, insomma, poi come tutti i brutti periodi è chiaro che uno ci resta un po' incastrato, no? Quindi è complicato uscirne fuori e non è semplice. Però questo piccolo esercizio cretino in realtà Quindi tu poi. per paradosso, cioè nonostante tu sia un insegnante di inglese, però Brava. l'italiano ha avuto questa funzione Sì, taumaturgica brava, per te. bravissima, bravissima, senza volerlo, cioè è stata una prova, un esercizio che poi ha funzionato alla fine. E quindi poi non ho più smesso. Devo confessarti che poi nel corso degli anni sono tornato a scrivere di quella Ah, questione in italiano, ok. per cui con una lucidità diversa, con una, insomma, un occhio lievemente più, no? Più lontano, quindi con un tipo di visione globale un po' più cosciente, quindi sì, però effettivamente il passetto l'avevo fatto, quindi insomma è stato molto bello per me. E poi sono un grandissimo fan, cioè adoro andare ai concerti, comprare i dischi, andare a ascoltare tantissima musica, quindi questo in realtà mi pone nella condizione di macinare sempre tanto e di non far fare la muffa, no? Alla mia creatività, perché secondo me poi viaggiare va anche tantissimo, mi aiuta a scrivere e anche tantissime occasioni di seminari, stage in cui ci si confronta sulla scrittura delle canzoni, questa è una cosa che non mi faccio mancare mai perché mi piace e poi sono sempre curioso di. No, tu come fai? Di confronto, di Sì, di questo confronto. tipo di confronto che secondo me è bello, anche perché comunque la scrittura delle canzoni non è cioè non ha delle regole precise, non è una scienza, no? E allora è bello che chi lo fa in qualche modo metta a disposizione degli altri la propria esperienza, perché poi tutto quello che puoi fare è raccontare tu come fai, cioè cosa ti succede quando scrivi, ed è quello anche che si fa quando si parla di questo, cioè in questo modo si scambiano delle idee importanti, vengono fuori magari delle cose a cui tu per qualche motivo non avevi pensato, e dici, ah, ma guarda un po', devo provarci. E poi è proprio divertente. Io trovo che gli esercizi legati alla scrittura sono tra le cose più belle da fare, perché ti servono poi anche, come dicevo prima, comunque ad esorcizzare quello che ti succede, a tirarlo fuori e come A dire, superare sì, anche, esatto, e anche, come dire, molto spesso anche come ad uscire dal tuo corpo e a vedere le cose in maniera più dall'alto, dall'alto, distaccata. e questo la scrittura aiuta tanto a farlo, secondo me, ed è bello. Quindi, insomma, non ho mai smesso e adesso sono nella fase, insomma, di vulcanica perché sta per uscire questo disco, io sono stracontento, è stata, insomma, un'esperienzona. Hanno partecipato tanti artisti che hanno suonato per me, insomma, ho fatto un'esperienza che probabilmente mai mi sarei immaginato di fare, grazie al mio produttore Walter Sacripanti. Però
con cui ho collaborato per questo disco, ho imparato tantissimo. Cioè, tornando un po' al discorso di prima, è stata veramente una scuola per me. Cioè, ogni fase, anche con lui, mi sono confrontato tantissimo proprio sulla scrittura, sulla maniera di portare fuori le proprie emozioni, trasferirle in musica. E per me questa esperienza è stata importantissima perché lui in particolare mi ha guidato verso un tipo di scrittura un pochino più leggera, però capisci il termine, cioè nel senso di ho provato e forse ci sono riuscito, grazie al lavoro che ho fatto con lui, sono riuscito a trovare una chiave per cercare di dire le cose così come stanno, in maniera un po' più Né diretta. leggera ma non superficiale. Esatto, non, cioè diretta, capito? In maniera un pochino più diretta. Invece forse per troppi anni ero rimasto un po' incastrato in un tipo di scrittura un po', oddio, mi verrebbe da dire complicata, però complicata è un po' una definizione banale. In realtà è un po' contorta, no? Per alcuni versi, anche ermetica per qualche episodio. E invece no, invece con lui è stata una sfida incredibile perché io non pensavo cioè, io non pensavo di trovare dentro di me quelle cose, invece c'erano, insomma, lui ha soltanto ha trovato la chiave giusta per cacciarle fuori, no? Per insegnarmi ad essere quanto più sincero Sincero. possibile nella scrittura. Questa cosa per me è stata eccezionale. Sono cambiato tantissimo come artista, anche proprio il mio modo di scrivere è cambiato veramente tanto. E adesso che insomma guardo tutto il percorso, mi rendo conto di aver fatto dei passi enormi. Quindi non vedo l'ora di far uscire questo disco. Sto super emozionato, sono peggio di un bambino. Proprio perché tu parli di cambiamento, no? Concentriamoci su questo disco. Come si chiamerà? Questo ancora non. Ah, non mi dicono, non te lo posso Esatto. dire. Siamo ancora in Però fase di. visto che hai parlato di Sì. cambiamento, quali sono gli elementi che hai mantenuto nel corso del tempo e quelli che invece hai cambiato? Ok, ho capito che vuoi dire. Guarda, in realtà quello che ho La mantenuto. scrittura penso sia cambiata, da quello Sì, che ho capito, sì. quindi questo è l'elemento che è cambiato. Sicuramente esatto. Nella scrittura però ho cercato di mantenere sempre un po' quell'effetto speciale che mi caratterizza dal punto di vista un po' legato ai giochi di parole oppure anche un po' teatrale se vogliamo, no? Io cerco sempre anche con i versi, con le parole di creare delle situazioni anche un po' inaspettate in chi ascolta o in chi legge un testo, anche attraverso delle immagini, e quindi diciamo questo l'ho mantenuto. Invece, dal punto di vista più generale, volendo parlare proprio di tutto il disco, non soltanto della scrittura, quello che è cambiato tantissimo è proprio la leggerezza anche del suono. Sono riuscito ad andare verso una forma canzone più, tra virgolette, più tradizionale, nel senso più radiofonica. Che era una cosa che io non mi aspettavo di poter fare proprio nella vita, cioè, nel senso sono stato guidato in questo, ma l'ho tirata fuori, cioè alla fine le canzoni le ho scritte io, cioè voglio dire, quindi non è che Walter mi ha in qualche modo chissà fatto cosa, solo mi ha aperto delle finestrine che invece io avevo tenuto completamente chiuse, e quindi diciamo che la novità per quanto mi riguarda, cioè guardando tutto il mio percorso, questo disco, la novità che propone è proprio questa leggerezza sia nei testi che nelle sonorità e proprio anche nelle strutture delle canzoni, nuova, una leggerezza nuova, una freschezza di suono, che non mi caratterizzava prima, e questo è fighissimo per me, anche se ti dico che con la ricerca del suono che abbiamo fatto per tutte le canzoni, diciamo che è venuto fuori un leggero avvicinamento a un sound anni 60 per alcuni pezzi. Insomma, questa cosa tornava spesso, cioè questa cosa veniva fuori molto spesso durante le registrazioni, noi vari musicisti, ma sta cosa
Sti anni 60 venivano sempre fuori e poi figurati, io ero contentissimo perché mi sento un po' vintage, cioè dico sempre che in realtà ho sbagliato a nascere, cioè sono troppo poco abituato per quest'era così di grande velocità, no? Io invece sono lento in tutto. E quindi questa cosa è venuta fuori, è come se in qualche modo questo passato avesse preso vita in delle canzoni che poi alla fine sono nuove, sono di oggi, hanno questa grande freschezza, per cui c'è un po' questa commistione, no? Commistione. Questa, sì, E questa da poco è uscito il singolo. mescolanza. Esatto, da poco sì, è uscito il singolo che si chiama Tua Culpa. Io sono contentissimo di sto pezzo perché è stata la prima pietra del Del disco disco. proprio. Ah, ok, quindi il primo. Sì, brava, perché pensa che poi la scena fu divertentissima perché noi eravamo lì che cercavamo di ascoltare tantissime canzoni, no? Prima poi di Di passare a scegliere. esatto. E Walter, il mio produttore, fece proprio così, cioè prese proprio, insomma, da tutti sti fogli, prese sta canzone perché rimase molto colpito dal titolo, Tua Culpa. E ho visto, guarda, ma questa cosa c'è una bomba, così disse, Walter, ma che dici? Io non gli davo 5 lire in mano, come si suol dire, a questa canzone. Perché la reputavo una canzone particolarmente, mo ci vuole, un po' strana, un po' contorta, e lui disse no, ma questo titolo è fortissimo, sembra già uno slogan proprio il titolo, e neanche sapeva che in realtà effettivamente nel ritornello questa tua culpa si ripete, è un po' perché il ritornello ribalta il Confiteor cristiano, no? Che invece di mea culpa è una grandissima culpa, il ritornello dice proprio il contrario con tua culpa. E lui disse no, ma me la devi far ascoltare. Io ero scettico, sì, vabbè, insomma, Quindi tu io non credevi inizialmente nel potenziale zero, di tua colpa. assolutamente no, ma non credevo. Lui disse: guarda, ci lavoriamo. Infatti, poi diciamo ha preso una forma diversa perché ci abbiamo lavorato tanto insieme. Siamo andati, diciamo, a non voglio dire aggiustare, ma proprio la sua forma, la versione di oggi è proprio il frutto di un lavoro bellissimo che abbiamo fatto insieme. Però non ero per niente convinto, cioè, invece lui disse no, no, vabbè, questa è proprio la mettiamo immediatamente nel disco. E fu, diciamo, la prima che vinse il posto nel disco, non avevamo ancora dato nessuna per definitiva, no? Per confermata. E questa fu la prima. E infatti poi disse, no, poi col passare del tempo disse, no, vabbè, dai, per il valore che ha comunque questa canzone. Dobbiamo fare un video, dobbiamo fare singolo e comunque, insomma, la dobbiamo far uscire. E quindi finalmente ce l'abbiamo fatta e L'ascoltiamo. l'ascoltiamo, dai, perché se no io qua. Ascoltiamo Tua Culpa di Saverio D'Andrea, torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Ora che più non sei spazio e tempo dei giorni miei. Cerco una strada che mi porti via da te. Quel che so è che tu, pur volendomi sempre più, corrompi il mio spirito, estingui ogni fremito. Sono appena 23 a contare le tue scarpe. Quale migliore scusa per chiamarti e dirti che andando in
Andrea di Indifferenti, siete sempre su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato Tua Culpa. Sì, è stato, ti ripeto, è stata una bellissima esperienza, anche il video, abbiamo cercato di ricreare un po' l'atmosfera della canzone, quindi, anzi, se posso dirlo, il video lo trovate su come devi? Su YouTube, c'è il video di questo singolo, e poi c'è su Spotify, iTunes, insomma, tutti i luoghi e tutti i laghi musicali, no? Quindi... Da cosa ti sei lasciato ispirare per la realizzazione del disco? Quali sono state le tue principali influenze? Beh, purtroppo... Ah, ok, no, mi hai fatto due domande diverse, secondo me, perché in realtà mi sono lasciato ispirare dal punto di vista della scrittura. No, volevo dire che nella mia vita, diciamo che mi lascio influenzare fin troppo dalle cose che mi succedono, no? Alla fine, quindi spesso capita così. Le influenze musicali, come ti dicevo prima, sono tantissime, perché ho ascoltato nel corso della mia vita veramente tanti artisti molto molto diversi tra loro, anche sempre rimanendo molto legato al canto dorato classico, anche al teatro canzone, diciamo. Poi però a un certo momento ho fatto caso al fatto che restavo sempre molto legato anche affettivamente ai progetti, diciamo, singoli, non alle band, no? Forse perché in qualche modo mi sentivo più, come dire, mi ci rispecchiavo di più, per cui non sono un grande fan delle band, devo dire la verità, sono invece uno che va tanto tanto a seguire i cantautori, le cantautrici italiane e anche estere, sì, anche in Europa, cioè ultimamente c'è Camille, una cantautrice francese che proprio prima la stavo ascoltando, il nuovo disco è pazzesca, quindi diciamo mi vado a cercare anche un poco di cose che magari... Più ricercate. Sì, mi diverto, mi piace, poi quando posso vado anche ovviamente ad ascoltare i concerti. E quindi le influenze secondo me sono veramente tantissime, anzi in questo disco ho cercato proprio di mettere tanto delle varie sfumature del mio modo di fare musica, e alcune canzoni infatti sono molto diverse tra loro, proprio come atmosfera, come mondo sonoro, perché ho cercato, essendo proprio il mio primo disco ufficiale, ho cercato di dare un'immagine quanto più globale, no, del mio modo di fare musica. E quindi questa cosa è stata bella per me, perché ho esplorato tutti gli aspetti. E infatti già i primi due singoli che abbiamo fatto uscire sono molto diversi tra di loro. Adesso è uscito Tua Culpa, quello che l'ha preceduto si chiama Nomi Cose Città, che è uscito insomma con il sole nel periodo estivo. Sì, una canzone dai toni completamente diversi. Abbiamo scelto questa canzone per partire proprio con il disco, perché aveva proprio questa grandissima leggerezza, in questo caso anche non soltanto per il testo, ma anche proprio da tutto l'universo sonoro che lo accompagna, che secondo me, come ti dicevo prima, è il punto di forza di questo disco, per cui in qualche modo era la giusta, secondo me la giusta canzone che poteva proprio aprire le danze, no? E quindi ho detto, beh dai, partiamo con questa qui. Ed è stato divertentissimo poi anche girare il video, che anche questo vi invito a vedere su YouTube, perché secondo me insomma è veramente divertente, bello. Ci sono degli aneddoti, da quello che ho capito, che ruotano attorno a questo video, attorno a questa canzone. Sì, vabbè, una delle cose più divertenti che è successa durante le riprese di questo videoclip, ne sono successe tante, però la più assurda è il momento in cui insomma la regia stava assegnando i ruoli, no, ai vari personaggi, perché eravamo attorno a questo tavolo a giocare, è stato affidato ad un ragazzo il ruolo di quello che voleva sempre giocare a questo cavolo di Nomi Cose Città, per cui doveva per tutto il tempo, nelle varie epoche storiche, perché poi ci sono scene prese in vari momenti dell'anno e della storia proprio, doveva sempre cercare di... voleva sempre giocare, no? Allora cercava di... cioè insisteva, e allora a un certo punto lui ha detto: ragazzi, ma io vi devo confessare una cosa, non so di che cosa state parlando, ma che cos'è questo gioco?
E noi chiaramente siamo esplosi tutti quanti a ridere, gli altri attori, eccetera, eccetera, perché lui gli era stato affidato proprio a lui il ruolo di quello che doveva rompere le scatole con sto gioco, cioè che mentre gli altri facevano altre cose, lui voleva sempre giocare a sto cavolo di Dinamico Siccità, invece alla fine lui non ne aveva mai sentito parlare. E quindi è stata la scena allucinante, perché Esilarante. sì, perché noi gli abbiamo dovuto insegnare a giocare, veramente, e molte di quelle scene sono andate poi veramente nel videoclip. Cioè, gli abbiamo dovuto insegnare prima di farglielo Prima fare, a giocare, poi. esatto. E quindi è stato fortissimo, e lui ha detto: ah, ecco perché non lo conoscevo, cioè perché è veramente un gioco cretino, e noi stiamo lì a dire: no, non è vero, è una cosa che poi tra l'altro veramente si tramanda tra generazioni, cioè nel Sì, chi è che non senso, conosce Dinamico Siccità? e infatti, anzi io ogni volta che faccio serate mi faccio sempre raccontare da quando la faccio, no? Quando la suono, mi faccio sempre raccontare dal pubblico aneddoti. Sul gioco. Sì, perché poi alla fine, figurati, in qualche modo fa parte dell'adolescenza e È dell'infanzia vero. un po' di Di tutti. tutti. E quindi. E Adesso ce la suoni. adesso sì, dai, ve la faccio ascoltare con grandissimo piacere. Strano trovare persone che non sanno giocare a Dominico Siccità, Invece, veramente visto, strano. io non pensavo mai di poterne conoscere una, e E l'hai invece l'ho conosciuta conosciuta durante proprio le durante le riprese del riprese del video. video. Quando vuoi. Dopo tanti anni, ancora non so sempre a cosa pensi, quando gioie, dubbi o affanni portano via in una scia di silenzi. Invece com'è fin troppo facile, non so mentire e parlo anche troppo. E ho fatto sempre danni, ma tra mille poi cercavi sempre me. Già alle medie sapevi domare il mio cuore allo sbando. Io ti provocavo e tu invece mi assecondavi come quando. Ogni cosa per riuscire a fare centro. Io le ho provate tutte con te, che mi hai sempre dato filo da torcere. E non ti ho conquistato fino a che non mi hai voluto far vincere. Già alle medie sapevi domare il mio cuore allo sbando. Io ti provocavo e tu invece mi assecondavi come quando. Vedermi felice e ridevi di me mentre mi pavoneggiavo con le tue amiche. Come oggi piace a me vederti gioire, con la differenza che nessuno para per te quando il gioco diventa difficile. Grazie perché hai iniziato ben presto a rendermi tutto facile. Coglione.
colore con la E. Ma si vede che ti diverti a cantarla, si percepisce nettamente. Vabbè dai. Ci sta, ci sta, parliamo di gioco, come facciamo a non divertirci? No, sono molto contento, sono contento per le soddisfazioni che questa canzone comunque mi ha portato anche in questo poco tempo da dopo che è uscita, insomma, è stato molto molto bello, anche perché poi... La sfida grande qui era quella di raccontare una storia che poi alla fine parte dalle scuole medie, arriva, no, ad oggi, attraverso la leggerezza e il ricordo poi alla fine di un gioco, di un dettaglio, senza, insomma, senza farla passare come una canzoncina così, quindi sono stato contento perché poi è arrivata questa cosa qui, cioè quello che c'è dietro a questa storia, anche la grande malinconia, no? Che poi però viene addolcita dal ricordo, è arrivata. Sono contento che, insomma, le persone, il pubblico l'abbiano accolta molto 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 bene, anche perché a primo impatto, insomma, sembra effettivamente, no, una canzoncina così quasi da scuola, tornando un po' a quello che ci dicevamo prima. E invece poi alla fine racconta questa storia d'amore molto bella e sono contento, sono veramente contento. Il disco dove lo stai registrando? Ricordamelo. Allora, io ho registrato sia in Umbria, perché Walter Sacripanti, il mio produttore, è d'Umbro, per cui con il suo studio, eccetera, ma per la maggior parte a Roma, ai Forward Studios di Roma, e infatti ora siamo alle battute finali. E, insomma, uscirà entro... Beh, sicuramente non oltre quest'anno, cioè uscirà quest'anno, quindi ora è da capire se entro la primavera oppure proprio all'inizio dell'autunno, ma comunque, insomma, ormai ci siamo, il lavoro, il grosso è fatto, siamo proprio agli sgoccioli, quindi non vedo l'ora di portarlo. Di poi, portarlo un po'. Sì, poi ovviamente la cosa più bella sarà prendere delle serate e portarlo in giro anche dal vivo, no? Quella è sempre... L'aspetto live è sempre... Poi torni. Beh, certo, dai. Mi devi presentare il disco. Alla grande, con grandissimo piacere. Sì, quindi, sì. I progetti futuri di Saverio D'Andrea quali sono al momento? Al momento riuscire a far uscire questo disco, e poi c'è una grandissima... proprio in anteprima vi racconto, proprio che sto collaborando... per un musical, sto scrivendo le musiche per un musical che, se tutto va bene, insomma, ancora non posso dare notizie certe, però, insomma, se tutto va bene, ad agosto questo musical dovrebbe debuttare e io sono elettrizzato perché sono stato coinvolto proprio nella scrittura di tutte le canzoni, e quindi bellissimo. Sì, per me è un'esperienza veramente incredibile che... Cioè, servirà tantissimo prima a me, per me sarà veramente una grandissima, una prova proprio, no? E quindi spero che... Noi te lo auguriamo, gli auguriamo tutta la fortuna. Grazie, grazie. I tuoi studenti che dicono? Si divertono tantissimo, poi quando arrivo in classe si fanno trovare a cantare queste canzoni, le conosco tutte a memoria. Ah, quindi... Sanno. Sì. Beh, certo, arriva un momento in cui mi scoprono, no? Cioè, io cerco di, no, di far finta di niente. Ma ti scoprono. Poi a un certo punto mi scoprono, sì, perché, cioè, ormai siamo nell'era del googolare chiunque, sì. No? Per cui arriva un momento in cui tu devi andare a googolare i tuoi professori, devi andare a vedere questi che fanno nella vita, chi sono, eccetera. E quando arriva il mio turno scoprono tutte queste cose, e quindi parte proprio il periodo iniziale, è sempre incredibilmente traumatico, mi ritrovo genitori a colloquio che mi dicono: ma questi, ma che sono impazziti, no? Quindi è sempre, vabbè, le scuole medie sono sempre anche un'età particolare. Vabbè, era particolare. Quindi non sono presi da un entusiasmo, troppo piccoli, né troppo grandi. Esatto, però no, è divertente. Io spesso sono più bambino di loro, nel senso che mi diverto tantissimo con loro in classe, anzi, a dirti la verità, mi permetto di dire che il tipo di lavoro proprio dell'insegnamento mi ricarica tantissimo anche per la questione artistica, cioè, nel senso,
È uno di quei mestieri che dal punto di vista umano ti riempiono così Sempre, ti dà tanto. continua linfa. Sì, esatto. E quindi poi alla fine tutta questa energia in qualche modo la utilizzo e la canalizzo anche con la musica. Ti Quindi è. comprendo, ti comprendo. Infatti, sì, è bella, è una bellissima cosa. Fare quello che si fa con passione è l'unica chiave per farlo Per bene, farlo insomma, bene. quindi. Prima di chiudere, perché non si direbbe, ma sono già passati quei 35 È perché, minuti. insomma, il mio proverbiale att quando attacco a parlare è finita. Quindi io direi, Ci ascoltiamo un altro pezzetto? puoi suonarci un altro Come vuoi, pezzo dal vivo dal ascoltiamo. vivo e poi procediamo. Va Allora facciamo bene. così, prima ascoltiamo un pezzo, Ok. ascoltiamo Meteora. Va Poi benissimo. torniamo con un pezzo live e torniamo con i saluti. A tra pochissimo. Grazie.
tornati sempre a Radio Baiano, sempre ad Indifferenti, con Saverio D'Andrea. Eccolo. Sei pronto per un altro pezzo? Sì, io tra l'altro voglio dirvi che questa canzone che abbiamo ascoltato, Meteora, si può trovare sì su Spotify e iTunes, per chi volesse andare a riascoltarla. Ovvio. Che ci suoni? Adesso vi allora, un'altra canzone dal disco nuovo, no? Ok. E questa è una canzone a cui tengo particolarmente, che ho scritto per una persona che amo molto e che mi ha fatto tanto pensare al fatto che in una storia d'amore si lavora l'uno per l'altro, no? Avevo questa immagine proprio del lavoro, cioè molto spesso in una storia d'amore uno diventa il boss dell'altro, no? Il capo ufficio dell'altro, i sacrifici che si fanno. Molto spesso è come se fossero un vero e proprio operato, no? E allora avevo quest'idea di questo cuore che lavorava e volevo scrivere una canzone su questo fatto. Però cuore che lavora, cuore operaio, cuore lavoratore non mi piaceva come titolo, come immagine, per cui dissi, vabbè, mi devo inventare una cosa che non c'entra niente. Perché pensavo a questa parola che è la curatore, no? Unendo la parola cuore e la parola lavoratore, ovviamente. E all'inizio mi faceva proprio cagare, nel senso di dire, no, vabbè, fa schifo sta cosa. Quindi la scrissi su un foglietto e la misi da parte, la misi in un beauty case in bagno, tipo a decantare così. Poi disse, vabbè, poi magari la riscopro. E qua, infatti, poi dopo un po' di tempo la ritrovai per caso, l'avevo dimenticata. Disse, vabbè, però dai, non era tanto. Non suona così male. Suona così tanto male così. E infatti, poi scrissi questa canzone che ha questo titolo. È un po' strano e con questa parola che non esiste, e tra l'altro colgo l'occasione per dire che in versione acustica, quindi chitarra e voce, già si può trovare su YouTube, perché lo scorso Natale, insomma, l'ho fatta uscire su YouTube per sì, esatto, per iniziare a dare una piccolissima anteprima del disco, e ve la faccio ascoltare quando con grande vuoi. Piacere. Troppo lontano dagli occhi tuoi, io non ci posso stare, e per gli instabili come noi, questo sai cosa vuol dire. Hai fatto firmare al cuore mio un contratto a tempo indeterminato. L'ha ingannato con un finto addio e spranghete mi hai fregato. Questo mio cuore lavora per te, si sveglia alle 7, corre e non smette di lavorare, e a fine mese quanto guadagnerà, senza pretese di dolci attese, si sazierà. No, no, non è neanche colpa tua che non gli hai fatto il colloquio. Lui fa sempre tutto di testa sua e non vuole neanche lo straordinario. Non è più neanche spaventato da un tradimento di fine rapporto e ride mentre al sindacato gli augurano un infarto. Questo mio cuore lavora per te, si sveglia alle 7, corre e non smette di lavorare, e a fine mese quanto guadagnerà, senza pretese di dolci attese si sazierà. Questo mio cuore lavora per te, non chiede ferie, non fa mai storie per lavorare, e a fine mese chi lo ripagherà, senza pretese di dolci attese
se si sazierà. Troppo lontano dagli occhi tuoi, io non ci posso stare. E per gli instabili come noi, questo significa amore. Bellissima questa, è bellissima. Non vedo l'ora di ascoltarla su disco perché sono curiosa. Grazie mille, veramente, sono anche io contentissimo e non vedo l'ora di far uscire tutta questa musica. Grazie veramente a voi questa sera. Grazie a te. Visto che siamo alle battute finali, ti chiedo di ricordarci un po' i tuoi contatti social, sì. Di ricordarci un po' dove è possibile trovare la tua musica, i video. Scrivendo Saverio D'Andrea, in realtà su Facebook c'è la pagina ufficiale, dove c'è tutto, anche il contatto Instagram e insomma su YouTube c'è il canale YouTube dove ci sono sia i videoclip ufficiali e sia questi videoclip, diciamo tra virgolette, di anteprima, di cui ti parlavo prima, che ho fatto uscire lo scorso inverno, dove c'è qualche canzone, tra cui questa qui, diciamo nuove, che saranno poi nel disco ovviamente in veste arrangiata. Quindi sì, insomma, i soliti nomi, Spotify, iTunes, YouTube, insomma sono ovunque, dai. Quindi aspettiamo il disco e aspettiamo anche qualche data live. Sì, magari vi vengo anche a trovare in zona se riusciamo. Ovvio. Magari. Ti ringrazio, Saverio, grazie per di essere cuore. Stato con grazie me. Di cuore a voi, veramente, è stata una bellissima serata. Grazie mille. Vi ricordo che la puntata che è andata in onda stasera è stata anche registrata, quindi domani pomeriggio la troverete sul nostro canale YouTube nella playlist Indifferenti, e anche i due video dei live fatti da Saverio saranno disponibili domani sempre sul nostro canale YouTube nella playlist live a Radio Baiano. Alla grande. Noi ci ritroviamo giovedì con Metro Rock, condotto da Carlo e Domenico, che saranno insieme ai Barabba. E invece con me ci ritroviamo martedì prossimo, sarò insieme ad un altro cantautore di nome Mariano Lieto. E niente, grazie Saverio, grazie, ci vediamo martedì voi. Prossimo, ciao! Ciao a tutti! Indifferente nella mente, non ho più paura della gente, sono potente, sono importante, non me ne importa di niente. Indifferente nella mente, non ho più paura della gente. Yo, it's Phil Kahan. What up, Bruce?